Ciao ragazzi e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Eccoci qua con un nuovo set per i più piccoli, ma anche per quelli un po' più grandini. Se vi piace il Play-Doh è sempre molto carino. Si chiama Play-Doh Kitchen Creations. Vedete che siamo in cucina. A chi piace cucinare? Set per voi. Siamo in cucina e con tanti oggetti, vedete, potremo creare il nostro pranzetto, la nostra cenetta. Abbiamo proprio un piano cottura con due piani, appunto, dove due piastre dove mettere la nostra padella con le nostre creazioni, che emette suoni addirittura, proprio come il quando si cuoce sulla padella, sul fuoco qualcosa. Vedete che ci sono tante formine da creare, ci sono quattro tipi di Play-Doh, quattro tipi di colori differenti. Vanno inserite le pile, ma noi le inseriamo subito così vediamo un po' il tutto insieme. Ci sono sempre le istruzioni immancabili che vanno lette attentamente. Eccoci qua, allora scusate, i Play-Doh sono 5, di colori diversi, vedete arancione, giallo, rosso, verde, blu. E iniziamo subito a creare il nostro uovo. Vedete che metto quello giallo al centro. Sapete che c'è tuorlo, ecco qua, e l'albume. Eccolo qua, vedete, mi sono aiutata con un altro pezzettino di Play-Doh per tirarlo su. Lo metto in padella, eccoci qua, e lo metto sul fuoco. Non so se riuscite a sentire i rumori, ma ci sono. Si sente, come dire, un fuoco che scalda, no? E tutto questo perché? Perché sulle piastre che abbiamo qui ci sono due pulsantini che vengono premuti quando appoggiamo la padella, vedete questo, e anche sull'altro, che per tutto il tempo in cui la padella si trova sopra fanno questo rumore. Quindi proprio veritiero, insomma, realistico. Si sente bene. Poi possiamo fare varie cose. Qui per esempio abbiamo lo speck, quindi sapete che lo speck è bianco e rosso, quindi teniamo una striscetta bianca per il grasso e il rosso e ci aiutiamo sempre nello stesso modo. Ecco, forse qui ho un po' esagerato con il grasso dello speck, però il concetto è quello. Vedete che lo mettiamo nella padella sempre e poi sul fuoco e cuciniamo il nostro pranzetto, la nostra cenetta. Immancabile è un piccolo würstel che abbiamo, ecco. Ovviamente poi potete creare vari colori mischiando anche i tipi di Play-Doh, no? Che avete a disposizione per creare colori nuovi se vi servono. Eccolo qua, anche il würstel è pronto, dritto in padella. Abbiamo poi, vedete, un'altra padellina, un'altra pentola. Ed eccoci qua, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questo set Play-Doh Kitchen Creations per tutti gli appassionati di cucina. Io vi aspetto sempre sul nostro canale con tante novità che aspettano voi, quindi mi raccomando, non togliete gli occhi di dosso dal nostro canale. Ciao!